Terzo appuntamento del Museo della città di Rimini, del ciclo di mostre Unicum, racconti al museo. Abbiamo oggi l'opera che può dirsi quella centrale rispetto a questo ciclo ed è un dipinto recentemente ritrovato di Guido Reni. Un'opera giovanile di straordinaria bellezza e merita infatti almeno qualche momento di riflessione, di racconto e di descrizione. Questo dipinto che si pone come uno scorcio di natura da contemplare. Di una bellezza chiarissima, quasi cristallina, e fredda anche nella intonazione di una luce che si perde all'orizzonte in sfumature azzurrognole e che declinano, le anse di un fiume e, le colline di un paesaggio che da un bosco declina appunto fino alle montagne azzurre dell'orizzonte. All'interno di questo bosco e delle radure e dello stagno che si intravede in primo piano stanno giocando una serie di angioletti, per la verità appunto di amorini, perché siamo in una specie di paradiso terrestre, ma che nella dimensione del mito prendeva il nome di Arcadia, e tant'è vero che vengono identificati come paesaggi d'Arcadia una serie di opere che, soprattutto tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, sviluppano quella corrente classicista che ha reso poi famoso Francesco Albani in una quantità notevole di dipinti intorno al tema di questi giardini del mito, all'interno dei quali si rincorrono ninfe, satiri e dei e amori, e in questo caso non Francesco Albani come veniva attribuito il dipinto in precedenza, ma si è scoperto, si è potuto, io stesso ho potuto individuare la mano del giovane Guido Reni che in una datazione molto precoce, intorno proprio al primissimi anni, se non l'anno stesso in cui valica il secolo, quindi nel 1600, poco prima di giungere a Roma, lavorò a questo dipinto e che poi un inventario del Palazzo Farnese a Roma, nella collezione del cardinale Odoardo Farnese, lo vede presente nel 1644. Un inventario nomina questo dipinto come appartenente alla collezione l'importante collezione del cardinale Parmense a Roma. Ecco, il ritrovamento di quest'opera permette di ricostruire una pagina nuova di storia dell'arte, proprio potendo anticipare di almeno 15 anni la realizzazione e l'avvio di questo genere di dipinti che contestualizzano un gioiello paesaggistico all'interno di una tematica mitologica. Ecco, Guido Reni, che poi sarà a Roma nel 1601, porterà probabilmente questo dipinto, nel palazzo, di Odoardo e, in mostra per l'occasione abbiamo anche proprio, presente all'interno
dello stesso spazio espositivo anche un ritratto poco noto ma di straordinaria bellezza dello stesso committente, quindi un ritratto di Domenichino fatto proprio al cardinale Odoardo Farnese, ricco anche di particolari che i visitatori potranno gustare, perché dietro a questo ritratto ci sono sì, c'è una veduta del Gianicolo e ci sono i palazzi Farnese nella vista di allora, ma c'è anche un personaggio strano, peloso in faccia, e che è proprio una figura che era una specie di giullare di corte dei Farnese, che veniva proprio chiamato, si chiamava Arrigo Peloso, proprio perché aveva il volto pieno di peli, e lo vediamo alle spalle del cardinale che sta indicando un cane, un cagnolino a terra, quasi come se parlasse di se stesso, dato che nacque praticamente col volto riempito completamente appunto di peli. E ecco, l'occasione di avere il ritratto del committente e il dipinto di Guido Reni, recentemente ritrovato, era passato in asta solo un paio di anni fa, appunto come opera di scuola di Francesco Albani, permette di comprendere come il genio artistico di Guido Reni avesse abbozzato una tematica straordinaria come questa, col suo pennello quasi da miniatore, ma che poi l'avesse in qualche modo abbandonata, perché non solo è un dipinto raro all'interno della sua produzione, ma è un dipinto che appunto avvia questo genere, ma non viene ripreso successivamente. Si conosce anche un altro dipinto dello stesso periodo, che rappresenta un ballo campestre, che è stato recentemente acquisito dalla Galleria Borghese di Roma. Ecco, Rimini ha l'occasione di esporre per 2 mesi un'opera di straordinaria qualità, che non finisce di prestare sorprese, perché davvero la visione di questo dipinto è una visione che merita di essere millimetrica. Noi abbiamo ingigantito attraverso dei manifesti l'immagine di questo dipinto, e anche portata a delle dimensioni gigantesche. È un dipinto che regge per qualità e per definizione. E quindi l'occasione, che è l'ultima di questo ciclo, del periodo del ciclo Unicum Racconti al Museo, è un omaggio ad una terra come l'Emilia Romagna, che ha visto nascere tanti artisti, e in particolare però nella sua generazione Guido Reni era proprio considerato il nuovo Raffaello, e ha rappresentato le vette più importanti di questa disciplina artistica.